Sento un rumore. Qualcosa è venuto e mi ha menato un gambe. Ma chi sarà qui? E dopo un po' dentro. Detto che. Un mio due piccolacci, due montoni. E di una ella non mi ha dato un gambe. L'ultimo sogno è un film che j'ai réalisé en 2019 et qui parle de ce qui est le portrait d'un berger qui vit dans les montagnes corse. Et à travers ce portrait, j'essaye de mettre en scène une pratique magique et ancestrale de la Corse qui est en train de disparaître et qui s'appelle le matsérisme. Sans matsir. Begue cose piatte. C'est la possibilité pour des personnes de voir l'avenir dans leurs rêves. Ça passe par des chasses rêvées. C'est-à-dire que ces personnes ont le don de voir l'avenir à travers des chasses. La nuit, ils tuent un animal et en retournant la gueule de l'animal, ils reconnaissent le visage, le regard d'une personne de leur communauté qui avait vocation de mourir. Omelia funebre in memoria dell'agricoltura contadina. Teocrazia! Corbeddu è uno dei tre film che Louis van Gasteren, regista documentarista olandese, ha realizzato in Sardegna nella prima metà degli anni 70. Il suo cinema in quegli anni era un cinema di taglio politico-culturale. Quando è venuto in Sardegna lui si è innamorato della Sardegna e ha messo insieme alcuni elementi che lo avevano fortemente colpito. Uno di questi elementi è la scoperta della grotta Corbeddu. La grotta Corbeddu è una grotta in cui alla fine dell'Ottocento stazionava un famoso bandito, il bandito Corbeddu. Ha scoperto contemporaneamente che alcuni amici del gruppo speleologico di Nuoro nella stessa grotta avevano individuato le tracce di un roditore molto antico, il Prolagus sardo. Prolagus is like its last name, like my last name is Dawson, that's Prolagus, and its other name is Sardus, Prolagus Sardus, which means the early rabbit of Sardinia. Il contesto degli anni 70 era quello del piano di rinascita in Sardegna, il piano di industrializzazione. La società sarda era una società agropastorale e il piano di rinascita cercava di innestare la chimica, la fabbrica, per cambiare e trasformare la società sarda. Van Gasteren contestava questo tipo di scelte. Quindi lui ha messo insieme questi tre elementi come se rintracciasse una sorta di resistenza di un'intera società alle trasformazioni che deformano e violentano una storia di millenni, una memoria storica.
ripeto, commenti di vezza su Carlo ad ogni cosa. Finza sa sa plus mala. Mancai a porta sa, e muoi puro, mi pare tutto un piso malo. Ferru è una sorta di monologo esistenziale e di critica sociale di un anziano minatore che, stanco e malato, viene travolto da una frana. Preso in un limbo temporale, a cavallo fra la vita e la morte, esprime i suoi pensieri più profondi, racconta questa realtà dalla quale non riesce a sfuggire, rimane intrappolato e segue questo suo destino inesorabile fino alla fine dei suoi giorni. C'è una rasubre di puro, attrappale a sotto terra di puvrommiga e su naturale nostro. Cadanti c'è sagata a Deus, che è sempre castendosi del cielo e supremo nostro da essi su paradiso. Quando uno si nasce nella terra, non si abbandona mai. Io avevo sempre nostalgia per la Sardegna. Io sono voluto tornare qui perché mi piace tutto dell'Argentina. Il mare, la gente, mia madre. Argento Vivo è un progetto che nasce da una mia esigenza di raccontare l'Argentiera attraverso la visione dei miei parenti. Ho cercato di condensare il tutto in tre prospettive, quella del figlio minatore, il minatore e poi un ragazzo giovane che è nato dopo lo spopolamento di questo piccolo borgo che oggi conta 65 abitanti. Volevo comunque fosse fruibile la storia dell'Argentiera raccontata da chi ci vive ancora oggi. Quando andavo all'Argentiera a trovare i parenti, mi facevo un giro su nella casa dove abitavo io, che era la chiesa vecchia. Ho trovato un rullino dove c'erano belle foto che ha fatto qualche turista. Non mi sentivo di andare a sviluppare perché pensavo che ci fosse delle persone nude o roba del genere. Invece poi ho trovato mio fratello e l'ha sviluppato ad Alghero. E cosa era? Tutta la foto sia delle case, sia delle montagne, di tutta l'Argentina. E così li ho trovati e ce l'ho come ricordo. Il progetto CIAM è una ricerca artistica e dottorale, iniziata nel 2010 e sta proseguendo attraverso diversi paesi tra Africa occidentale, Europa e Caraibi. Una ricerca attraverso la quale cerco di interrogare la memoria della schiavitù dal punto di vista delle comunità afrodiscendenti che ancora oggi sono affette da invisibilità e da un razzismo sistemico. È un lavoro quindi fotografico che fa anche ricorso all'archivio storico e all'archivio non scritto, quindi un archivio che è per la maggior parte orale, coreografico, musicale, un archivio incarnato nei corpi delle persone appunto fotografate che non si può necessariamente trovare nell'ambito del racconto ufficiale da parte degli stati, delle società o delle élite dominanti. Il laboratorio Impressioni Estive
è stata una proposta per bambini e bambine dai 10 anni in su per esplorare il paesaggio dell'Argentiera attraverso la fotografia istantanea e il disegno. Ci siamo concentrati sull'osservazione, però io ho cercato di guidarli attraverso tutti i sensi, anche se siamo partiti dalla vista, perché andare nel territorio, camminare, significa anche ascoltare i suoni, sentire i profumi. I bambini hanno risposto benissimo, sia perché il recuperare la fotografia istantanea è stato chiaramente anche una cosa molto divertente e stimolante per loro, ed è stato curioso ritrovarsi poi qua, in questa sala Pozzo Podestà, per montare le immagini, ritrovando più inquadrature di uno stesso posto, visto ovviamente da occhi diversi. Abbiamo montato le fotografie istantanee su un cartoncino pellicola o anche libro, e poi le fotografie sono state completate dal disegno, quindi in questo senso abbiamo recuperato anche il significato di asincronie, perché abbiamo mescolato insieme i ricordi, anche se molto freschi, di un paio d'ore prima, alla foto che invece aveva bloccato un momento. Personalmente ho presentato una proiezione di alcuni lavori fatti sia in analogico in pellicola bianco-nero che in digitale a colori. Uno sguardo dal basso, che è una ricognizione del territorio del nord-ovest della Sardegna, fotografando i luoghi da un punto di ripresa all'altezza di un bambino di 6-7 anni. Un lavoro sulla mattanza, la pesca tradizionale del tonno rosso, come si svolgeva nel Sulcis fino a qualche anno fa. Un progetto di documentazione sulla migrazione sarda contemporanea intitolato Sardi nel mondo. Un lavoro in bianco e nero in pellicola fatto in India sulla Kumbh Mela, che è il più importante evento socio-religioso, demografico dell'induismo. Un lavoro a colori, il più recente di tutti, realizzato durante il lockdown a Sassari. Per concludere, una documentazione realizzata a Baghdad tra il 2002 e il 2003, poco prima dello scoppio dell'ultimo conflitto iracheno. Avete seppellito, ma non lo sapevate che eravamo semi. Troviamo in una delle architetture industriali di questo sito incredibile che si chiama l'Argentiera, un sito che è stato costruito e fabbricato da operai minatori, i cui corpi hanno definito e ancora oggi definiscono la dimensione, no, l'energia di questo luogo. Penso che il festival sia un progetto molto interessante, soprattutto farlo in una terra simile, abbandonata un po' dalle istituzioni e con una terra un po' dimenticata.
L'Argentiera per me è un posto magico, un posto che può veramente creare delle condizioni molto interessanti anche di ricerca di artisti in questo spazio, in questo luogo. La location, diciamo, si presta molto, perché appunto si tratta di un argomento che sento un po' nel mio DNA, perché io sono di Iglesias, provengo da un territorio minerario, ho convissuto da sempre con le vecchie strutture abbandonate, residui delle lavorazioni minerarie, e quindi presentare il film qui all'Argentiera sicuramente sarà molto emozionante per me. Je suis très émue de présenter le film ici, en Sardaigne, qui est très proche de la Corse, avec des pratiques, je pense, à peu près similaires. Et encore plus émue de présenter dans ce lieu, qui est un lieu chargé d'histoire et de mémoire, où on sent vraiment la mémoire du lieu très forte. Et je trouve ça très beau de faire revivre ce lieu avec la photographie et le cinéma, parce que pour moi, ce sont des médiums qui ont vocation à faire revivre les choses disparues, la mémoire.